Ciao, benvenuto a questo video di oggi. Qui ti parlo dell'uso dei rumori in musica, ti parlo dell'uso proprio della musica concreta. Allora, la musica concreta non è altro che l'uso di fare un collage sonoro di tutti quei suoni in pratica della natura, dei treni, dell'ambiente, che si è iniziato a fare tipo a metà degli anni 50, proprio perché sono stato usato a scoprire tipo suoni di galli, lo mischiavano al suono dei treni e così via. Ecco, una cosa che io nella mia musica uso, ad esempio, l'uso dei suoni, uso proprio di questo tipo di suoni, e ti consiglio veramente nella tua musica di inserire così, di inserire proprio questi elementi. Proprio creerai degli ambienti sonori molto particolari, molto unici. Si è iniziato a fare proprio quando sono nate, quando è nato il nastro, quando è nato il nastro si è iniziato a fare questi esperimenti. Pierre Schaeffer è stato il primo a farlo. È nato la possibilità di registrare la scrimaglietta e si è iniziato a fare questa cosa. Ciao, possiamo venire?